Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di stasera con. Stasera apriamo, come ormai sta diventato consuetudine, diciamo, il giovedì sera, con uno spazio così all'aspetto più ludico del nostro territorio, in particolare della città di Caltagirone. Lo facciamo dando il benvenuto a Peppe Venezia. Buonasera, grazie di essere Buonasera a qui con voi, noi, buonasera a lei, del tutti vicini. gruppo 100HP, 100 HP. e con il maestro Manuel Pintarolo. Grazie a Buonasera, voi, grazie di grazie. essere qui con noi. Maestro di balli Danza sudamericani, caraibica, sì, danza danza caraibica, caraibica, sì. sudamericana. Io sono un volgare, diciamo, per cui la identifico così. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Allora, questa rubrica che abbiamo inaugurato un paio di settimane fa è per dare un po' notiziare i nostri telespettatori su quanto avviene nel fine settimana nella città di Caltagirone, che può servire anche agli altri ovviamente. E in particolare parliamo della programmazione del bar Lounge Bar 2.0. Io però, siccome non sono molto pratico di queste cose, preferisco dare la parola subito a Peppe Venezia, che è un po' più aduso a questo linguaggio e a questi messaggi. Allora, com'è andata la settimana scorsa? Mi pare tutto bene. Sì, tutto a posto, un altro weekend, diciamo, ricco di soddisfazioni, un buon riscontro, ripeto, come succede di settimana in settimana, siamo riusciti anche a captare il segnale che c'è un recircolo anche di gente, per cui se qualcuno qualche settimana non c'è, abbiamo sempre gente anche nuova che sta venendo a Dicevo, molta trovarci. gente sta arrivando anche dai paesi vicinori, Sì, diciamo, ecco. fra l'altro Sabatora mi hanno confermato anche degli amici di fuori, del Ragusano, dove abbiamo diversi amici, perché sono incuriositi, perché vedono a mano settimanalmente gli aggiornamenti che facciamo nei social network, per cui vedono realmente quello che succede. E devo dire che è una situazione che sta andando avanti, cresce, una situazione che cresce, cresce in maniera positiva. Stiamo ampliando, come dicevo settimana scorsa, per questo motivo stiamo ampliando i servizi. Stiamo ora prossimamente inizieremo col progetto con il nuovo partner che sarà Havana Club, ormai già confermato, brand presente dentro il locale che ha acquisito una serie di marchi importanti per cui ci sosterranno in tutta diciamo, la stagione. Stessa cosa per, anche se lì diciamo una cosa che riguarda più l'associazione che organizza il live, però anche Sta parlando l'interessamento di una del tonight sì. del venerdì sera. Del venerdì sera c'è stato da parte di diciamo, di un'azienda importante, leader nel settore della birra, interessata a offrire, diciamo, la propria disponibilità Per i con dei concerti live, gadget. diciamo. Sì, per dare un merchandising di supporto alle varie iniziative. Per cui devo dire che sta andando bene. Ci stiamo preparando ora sempre con una programmazione che va ad alzare sempre il livello qualitativo, perché abbiamo avuto, diciamo, l'interessamento di diversi DJ. Ora questa settimana, questo sabato, io parlo del sabato, poi passo per l'altra sera, passo la serata, la parola al maestro Manuel Pintarolo. Manuel. Questo sabato avremo un altro DJ della mondanità siracusana, anche se io la ritengo anche regionale, perché è un DJ di gran lunga esperienza. Uno che opera nel settore dello spettacolo con un service all'avanguardia, addirittura mi permetto di dire uno dei migliori, In Italia, ecco. del Sud Italia. Io mi limito a parlare del Sud Italia. Per cui sarà lui presente con un DJ sempre nostro locale. Questa settimana ci sarà Oscar Romano, un altro DJ emergente a supporto di tutta la situazione. Stiamo andando avanti con questa, prendendo spunto dal tema di film cinematografici importanti. La settimana scorsa abbiamo diciamo, raffigurato con le videoproiezioni, abbiamo raffigurato La Grande Bellezza. Questa settimana Di Sorrentino. andremo a proiettare delle bellissime immagini di un videoclip costruito sempre dall'amico Francesco Scelba, delle proiezioni sul film Il Diavolo Veste Prada, per cui creando quell'atmosfera, sempre diversa di settimana in settimana. Bene, parliamo del nuovo arrivo, di due novità, diciamo, ecco, parliamo di questo no, del nuovo arrivo. Di Manuel Pintarolo, che in effetti è la terza domenica che ti accingi praticamente a organizzare con la tua scuola e con altre scuole Sì, di la Comiso, di collaborazione, Gela, sì.
la serata della domenica, che è quella di latinoamericano. Tu, intanto, gradirei parlare un pochettino della tua scuola, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Baila Comingo. Sì. Ecco, parliamo da quanto esiste, dove Allora, opera e come è organizzata. sì. Allora, intanto ringrazio il tuo invito, Pino Cascino. Niente, l'Associazione Sportiva Baila Comigo è da 3 anni che si è avviata e cerca anno dopo anno di coinvolgere tanti giovani che amano divertirsi e trascorrere delle serate diverse dalle altre. Non voglio andare contro. Vabbè, ognuno c'è quello che Ognuno ha il suo preferisce. campo, fortunatamente è un campo diverso dove i ragazzi possono, nel senso, sbizzarrirsi dal giovedì al venerdì, sabato, domenica. Quindi noi, la nostra associazione è specializzata in danze caraibiche, cerca di coinvolgere tanti giovani. Ha da 3 anni che noi organizziamo varie serate nel Calatino, soprattutto serate salsere, e fra poco parleremo anche di questa domenica, che già è la terza domenica, che noi da quest'anno stiamo cercando di collaborare con altre scuole di ballo per cercare anche di dare ai nostri allievi, come dire, di coinvolgerli a socializzare anche con altri allievi di altre scuole di ballo come Onda Cubana di Comiso, Salsa Rico di Gela e la nostra scuola di ballo Baila Conmigo di Caltagirone. La nostra scuola di ballo si trova in via Vitaliano Brancati, numero 12, zona Semini, Caltagirone. Da quest'anno, oltre alla specializzazione delle danze caraibiche, è specializzata anche in vari corsi, che significa che quest'anno siamo 5 istruttori, chi è specializzato in Zumba Fitness, Zumba Baby, danza classica e Modern Jazz, il corso di Pilates che è la mattina e il corso di Kung Fu e arti marziali. Quindi nella nostra sede ci sono vari corsi con istruttori specializzati nel proprio settore. Bene, parliamo di domenica. Come vedete, la domenica sta diventando anche una serata molto importante perché vediamo molti giovani, sia di Caltagirone, ma Ci sono alcune soprattutto, immagini, qualche domenica fa, sì, diciamo, ecco. ma soprattutto del Calatino. Del Calatino parliamo anche di Niscemi, parliamo anche Gran Michele. di Gran Michele, sì, tanti amici di Gran Michele. San Michele Parliamo Gran Zampieri, che allievi, bello. allievi che vengono nella nostra scuola di ballo di Mazzarrone, quindi cerchiamo anche di coinvolgere tanti, tanti, tanti giovani a trascorrere una serata con tanto divertimento. Oltretutto vedo che c'è poca socializzazione, si socializza poco e io credo che grazie a queste serate non soltanto si coinvolgono i ragazzi a ballare in pista con i balli di gruppo, ma si cerca anche con eleganza di imitare una dama o un cavaliere e discutere e conoscersi. Quello che oggigiorno Si è vedo persa un po' che. l'abitudine. Sì. No, no, oggigiorno Facebook, Nelle serate oggigiorno organizzate. si socializza soltanto con Facebook, cioè. Non si socializza più, non parlo dei tempi dei miei, che una volta, prima erano tempi in cui una si vedeva poco e niente, ora invece una si può, tra virgolette, vedere spesso anche con un caffè, ma con questo Facebook vedo che i ragazzi evitano anche di dare un Non si appuntamento, parlano. non si parla, si Va parla poco. bene, Poco e questo è niente, buono. ho visto questo. No, ma c'è Pepe Venezia che incentiva questo modo di fare Sì, così. quindi. No, non è vero. No. Io non incentivo, anzi io incentivo l'incontro No, perché esatto. in tutti questi anni abbiamo anzi incentivato l'incontro. Sono Io diversi però. credevo, ho sempre creduto che Facebook fosse un'arma a doppio taglio. E Infatti lo è. ormai noi, Facebook per noi rappresenta solamente il 20-30% della nostra utenza perché noi, grazie a Dio, in questi anni abbiamo creato circuito per cui avvisiamo i nostri amici tramite SMS, tramite chiamata. Io credo molto al contatto diretto, infatti le nostre pubbliche relazioni sono proprio abituate al contatto diretto, motivo per il quale stiamo nuovamente riprendendo e lo useremo, strumento che useremo allo Zero Launch Club, l'uso della Fidelity Card che abbiamo fatto un periodo, è Fidelità, riuscita, sì.
diciamo, rimescolare, per rianimare il contatto, perché così il PR fa la fidelity card al proprio amico. Con quella fidelity card noi andiamo a dare sempre, come abbiamo fatto poco tempo fa, delle convenzioni particolari, delle fidelizzazioni particolari, in maniera tale che noi abbiamo la banca dati sempre aggiornata per poterli avvisare sui vari eventi. Peppe, scusami se ti disturbo, ma di Sì. schermo dietro vedo appunto l'appuntamento di Sì, venerdì, che è un fatto dovevano appuntamento essere particolarmente perfetto. importante. Mi, diciamo, ne, Ecco. ecco, lo vedo pure io dietro, perché i ragazzi del Tonight stasera non potevano essere presenti, saranno presenti prossimamente. Quindi ci sarà un tributo ai Queen, Ho visto praticamente. questa bella cosa fatta, a me piace molto, perché voglio dire, per noi i Queen, i Beatles, ho visto ora il vostro calendario di venerdì e devo dire che a mano si alza la qualità, perché ho visto questo weekend, ho visto i ragazzi che hanno inserito. Per persone che non capiscono la musica è il minimo. Ci sforziamo di adeguarci. Sì, No, voglio no, ma dire. fra l'altro devo dire che No, ora si alza il livello, perché ho visto una programmazione, fra l'altro una istituzionale che state per uscire, a parte questa settimana un tributo ai Queen, guarda avanti, non ti e io preoccupare. questi ragazzi fatto li Questo non è conosco. Freddie Mercury, No, quello attenzione. che provo a Questo è il immaginare cantante di è questo lui proprio di gruppo, questo gruppo, ecco. che gli assomiglia, perché io li ho visti suonare a Catania in un locale, sono molto bravi. Poi ho visto in programma c'è anche un tributo ai Pink Floyd, Il due prossimo 21 febbraio, Beatles, quello a marzo. ho visto addirittura il personaggio che sarà presente anche per San Valentino, Ma insomma, questa è un'anticipazione che ci vuoi dare? sì, perché ragazzi si parlava anche di questo, dato che cadeva il venerdì, si interrompe la serata live per dare spazio agli innamorati, che saranno agli dati simpaticamente da Carlo Canepa, ormai, diciamo, Conosciutissimo. conosciutissimo grazie anche alla trasmissione di Insieme, Sì, certo. Altre conosciutissimo trasmissioni perché ha televisive. fatto spettacoli, perché, diciamo, è una sorta di personaggio teatrale che ha fatto diverse iniziative nei teatri Molto importanti, misurato, molto molto bravo. misurato, molto simpatico, devo dire, E che mi saprà pare che intrattenere. si cala a fagiolo per la serata di San Valentino. Sì, perché oggi Eh? le coppie, lo vediamo anche nei matrimoni, a parte la base musicale, l'intrattenimento musicale, la gente vuole anche proprio questo spirito di Leggero, spettacolo, questo spirito di leggero. leggero, per trascorrere proprio la serata in leggerezza. Quindi Quindi Carlo Canepa, Carlo giorno Canepa per 14 per San San Valentino, Valentino. San Valentino. Per cui Bene. io chiudo dicendo, riassumendo tutta la programmazione dello Zero, mi permetto, perché ci abbiamo creduto dall'inizio in questo progetto, diciamo che la programmazione sommariamente è ben messa. Sto vedendo, ho visto anche il giovedì sera, tra l'altro, che il locale organizza questo aperitivo L'Happy fatto Hour, bene, questo happy Italian hour fatto Food. bene, molto elegante, molto light, molto rilassante. Quindi devo dire che il locale nell'insieme ha preso una buona strada, ha preso un'ottima forma, sta avendo riscontri positivi. Io ne sono personalmente contento, perché, ripeto, a parte avere il rapporto con i proprietari di amicizia e di stima, ma ne sono contento perché questo locale noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, quando ancora proprio non si sapeva, essendoci molti locali Dove e andasse a Caltagirone, parare. non si sapeva. Però abbiamo avuto fiducia, perché la struttura, ripeto, è bella, è accogliente, è un bel salotto, la gente sta gradendo, quindi noi siamo, a parte discorso lavorativo, a parte discorso organizzativo, ne siamo contenti come Calatini, perché quando qualcosa a Caltagirone va bene, noi ne siamo contenti, perché a volte a Caltagirone, quando una cosa va bene, si ha l'invidia. Invece noi ne siamo contenti, perché oggi Caltagirone merita locali del genere. Lo dico dopo tanti anni, perché noi abbiamo sempre insistito affinché si costruisse e si credesse a questa industria del divertimento, perché secondo noi lo si deve vedere come un'industria, perché il mondo notturno ha delle persone che lavorano, il mondo notturno ha degli operatori che lavorano, il mondo notturno movimenta economia, il mondo notturno è una realtà presente a Caltagirone ed è un bacino economico di cui non si può fare a meno. Quindi allora, ricapitolando, appuntamento giovedì sera con l'Happy Hour Italian Food a partire dalle ore 19, ma si protrae per tutta la serata, con un ambiente un po' tutto a lume di candela e quant'altro, speriamo di poter essere presenti. Poi venerdì organizzato dal gruppo Tonight, ecco il tributo, continuano i nostri venerdì di tributi. Questa settimana è la volta di un tributo ad un gruppo importante, con altrettanto gruppo importante ai Queen.
Un tributo fatto ai Queen con la cover band che si chiama non so come, Miracle. Miracle. Miracle perché loro mi spiegavano che si chiama Miracle perché è stato un miracolo trovare gli elementi giusti per poterlo fare, anche perché non è facile interpretare Decisamente no. un gruppo Un leggendario come Freddie quello di Queen, Freddie Mercury come Mercury. quelli è E devo impareggiabile. dire che ho visto i ragazzi del Tonight, mi hanno incuriosito, mi hanno mandato un videoclip e devo dire che sono rimasto sorpreso proprio dall'interpretazione di questo cantante che vedendolo, diciamo, se uno non concentra l'attenzione, ma lo vedi così sommariamente, ti dà l'impressione, Freddie Mercury, perché rimane Freddie Mercury, però devo dire che è interpretato in maniera proprio eccezionale, eccellente. Quindi, Quindi venerdì 31 gennaio a partire dalle ore 21:30 il tributo, continuano gli appuntamenti del venerdì sera al punto zero con un tributo ai Queen. Poi sabato sabato, invece ci sarà questa serata un po' speciale, diciamo sì, la passerella dei DJ più sì, rinomati, sì. e sarà Gino Cosentino, la guestar, diciamo, della Gino serata. Cosentino con uno dei resident della nostra realtà, Oscar Romano, che andrà a supportare la situazione e in più queste proiezioni, Sono questo. luci un po' particolari, mi è stato spiegato una Sì, perché serata. poi Gino Cosentino è un po', diciamo, maniaco sotto questo punto di vista, perché sta, infatti gli abbiamo detto di stare, diciamo, di Calma, andarci di starci piano, piano. perché portarsi dietro il suo apparato significa proprio creare una Sono bella luci e amplificazione. luce, amplificazione, quindi una scenografia particolare. Queste proiezioni dedicate, sempre questi spot dedicati a questo, a quest'altro Il film, a diavolo quest'altra veste pellicola Prada. cinematografica, Il diavolo veste Prada. E la situazione del sabato, come ripeto, è diventato il punto di ritrovo della mondanità calatina, di molti amici di tutto il territorio che da anni Sei ci contento di seguono questa e continuano a cosa? seguirci. Ma io sono contento perché questa attività io la faccio principalmente per passione. Chi mi conosce lo sa perché io ho combattuto, ci ho sempre creduto, l'ho fatto in diverse località, lo faccio a Caltagirone. Pur avendo la possibilità di andare fuori a lavorare, sono voluto rimanere qui perché io credo nelle potenzialità di Caltagirone e credo che Caltagirone sia un territorio in cui che se si sa lavorare e si lavora bene dà ottimi risultati. Poi domenica appunto le serate sudamericane, balli Serate caraibiche, sudamericane, sì. organizzato da Baila Comingo, quindi da Manuel Pintarolo con le altre scuole di Comiso, di Gela Sì. e di Inscemi, se non Soprattutto questa erro. domenica, sì, rispetto alle altre serate che noi abbiamo organizzato e organizziamo, è una serata diversa perché noi collaboriamo con altre scuole di ballo, quindi la gente sia che viene nelle altre serate, la domenica trova una serata diversa e vede la collaborazione delle scuole di ballo, come avevo detto poc'anzi, di Onda Cubana di Comiso, Niscemi, Salsa Rico di Gela e tante amicizie salsere, sempre che amano questo ballo, Salsere. salsere Tu hai ballato mai il perché salsera, Peppe Venezia? io amo guardare, nel ma senso a me piace Manuel, ma po po guardare. si può imparare? Lui ce l'ha il Secondo physique me du sì, roll. allora sì, secondo me sì, anzi lo aspetto questa sera, lo aspetto a No, stasera lo Peppe posso, però qualche cazzo di una perché. trova. No, ma Ma vuole io fare almeno i noi passi propedeutici signor per Pino, esordire domenica sera, ma guarda, dico. io anni fa, circa 15 anni fa, ci fu iniziata la Domenica Caraibica che si faceva all'epoca in un locale storico di Caltagirone che poi finì nelle mani di altri, insomma, lasciamo stare. Quella domenica io la vedevo perché io organizzavo tutta la settimana di questo locale. Questa domenica, che veniva fatta da una scuola di ballo di Comiso, la seguivo con passione, però ti ripeto, non riuscivo io ad essere coinvolto perché Certo, io certo. non ballo manco la musica che piace a me, figuriamoci, per cui. Però è una Sì, bella cosa è bello. perché. Infatti noi il mese di gennaio abbiamo fatto un corso gratuito per coinvolgere molti giovani, anche se i tempi d'oggi non sono di quelli migliori. Infatti abbiamo formato un nuovo gruppo che questa sera avremo lezione dalle 10 alle 11. Infatti faccio apposta l'invito a tutti i giovani che vogliono venire a provare, oltre che nelle danze caraibiche, in tutti i vari corsi che abbiamo detto poc'anzi. Vabbè, allora, che vi posso augurare? Ho Buon dimenticato una cosa, lavoro, posso prego. aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda le donne, diciamo, calatine.
perché il sabato sera, poi si vende ragazzi del Tonight anche il venerdì, porteranno avanti questa iniziativa. Stiamo pensando a diciamo, agevolare, fare un regalo a, diciamo, le prime 50 donne che si presenteranno in un orario che non va oltre la mezzanotte, naturalmente, perché poi ci viene difficile gestire questa situazione. Insomma, a parte ci saranno delle drink card omaggiate da locale a mano, grazie al partner che sta subentrando. Per cui vi informeremo presto di questa iniziativa perché settimanalmente ci saranno diverse agevolazioni proprio dirette Promozionale. proprio alle nostre amate donne. Ricapitoliamo. Allora, venerdì sera, oltre il sabato, l'happy hour con l'Italian Food. Il venerdì sera continuano i tributi al punto zero. Questa settimana il tributo dei Miracle con un tributo ai Queen. Quindi sabato serata alla grande con i migliori DJ, oltre quelli territoriali, nostri, nostrani. Guistar sabato sarà Gino Cosentino, personaggio molto conosciuto nell'ambiente, chi frequenta i mercati generali a Catania, diciamo, ha avuto certamente modo di gustarsi le serate assieme alla sua musica. E quindi domenica i balli caraibici, sudamericani, Con le varie latinoamericani, scuole di ecco, le ballo, le scuole di scala di. balla con Baila Cominco di Manuel Pindaroli. Chiudiamo qua intanto questa sera, poi ricordiamo appunto questa anticipazione che Peppe Venezia ci ha dato, giorno 14 San Valentino, ci sarà una serata particolare con un happy hour, un po' una Sì, precena, mi è parso una una cosa del scena genere, proprio. con un ospite d'eccezione, col suo spettacolo, Carlo Canepa, un cabarettista che sta andando per... alla meglio, alla grande in questo momento, e mi sembra un personaggio Esattamente. molto elegante per una serata molto particolare, per non farla diventare stucchevole, diciamo, Un personaggio elegante, ma no? Per non farla diventare un personaggio molto stucchevole. divertente, perché devo dire, molto nella sua semplicità, nella sua arte, molto, molto Un po' divertente. misurato, devo dire, Quindi vi dai, consiglio godibile di per non la serata, mi perderlo. sembra azzeccato, Ma diciamo, no? poi consiglio di non perderlo perché è una serata che, non, insomma, che richiede determinati sforzi a locale perché non è un personaggio che si ha facilmente a portata di Questo mani, è vero. soprattutto in questo momento che diciamo, è molto È col al vento in top della poppa, per conoscenza. Perfetto. cui un complimento alla direzione dello Zero Lounge Bar per questa iniziativa importante. Bene, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, una A buona voi. serata a Pausa te. pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo. Grazie. Grazie.